al congresso dei radicali italiani abbiamo incontrato anche Alessandro Frezzato, che tra l'altro è una delle firme della nostra agenzia. A lui un commento sulla notizia che riguarda la moratoria universale. Qui ritengo che il successo positivo che oggi è giunto dei 72 paesi che finalmente hanno scongiurato quei limiti che precedentemente erano presenti e quindi hanno presentato finalmente il testo della risoluzione sulla moratoria di esecuzione capitali, quindi è un successo positivo che è un inizio verso un'abolizione totale della pena di morte nel mondo, che sarebbe un successo storico e paragonabile all'abolizione della schiavitù. Alessandro conduce anche una battaglia personale. Quale contributo porterà a questo congresso? Ma ho voluto anche da questo congresso presenterò una mozione particolare appunto sul tema della diversità, quindi in senso lato, quindi quella di tipo fisico, quindi relativa all'handicap, e anche a quella di tipo etnico, di confessione religiosa, con relativo orientamento sessuale. Quindi è una mozione che volta appunto a far sì che nelle scuole ci sia dei programmi specifici, delle iniziative specifiche proprio mirate all'educazione, alla valorizzazione delle differenze. Grazie, ci vedremo in questi giorni di congresso. Grazie.